il Chemex, questo strumento stupendo, fantastico, esposto addirittura al Museo di New York, inventato da un chimico tedesco, è uno strumento per prepararci un caffè filtro veramente, veramente fantastico. Perché? Perché a differenza degli altri sistemi di filtrazione, può essere utilizzato come in tante altre situazioni un filtro di carta piuttosto che un filtro di metallo, ma la particolarità ovviamente sta in questa ampolla. In questa ampolla dove il caffè innanzitutto si stempera leggermente durante la sua estrazione, ma dove soprattutto gli aromi vengono sprigionati. Ebbene, come sempre, di cosa abbiamo bisogno? Ottimo caffè e acqua calda alla giusta temperatura di circa 92 gradi. Andremo a pesare il caffè necessario. Per 300 ml di acqua useremo una dose di 6 grammi e mezzo per ogni 100 ml, per cui 19 grammi e mezzo di caffè che andremo a macinare molto grossolanamente. Benissimo, mettiamo nel nostro macinino il caffè, riposizioniamo sulla bilancia il Chemex e mentre macino vado a bagnare il filtro, sempre per togliere quelli che sono i sentori e gli aromi di carta che potrebbero andare nel caffè e allo stesso tempo portare un po' in temperatura il nostro Chemex. Quindi scusate il rumore. E voilà. Siccome però oggi i miei amici qui, operatori, hanno assaggiato anche dei caffè particolari, io oggi voglio stupirli e quindi oltre alla bontà dell'Honduras che stiamo utilizzando, andrò a mettere due scorzette di arancio sul fondo del mio Chemex, ovviamente mi raccomando ben lavate, una scorza di pompelmo per esaltare le note agrumate di questo fantastico caffè. Macinatura sempre molto grossa, guardate, voglio farvela vedere in questo modo, quindi abbiamo una macinatura molto larga che consentirà all'acqua di fare un passaggio rapido, ma non troppo, perché la regola delle 3T in quelle che sono le estrazioni filtro deve sempre essere rispettata, le 3T come tempo, temperatura e turbolenza. La turbolenza andiamo a crearla versando dall'alto l'acqua in un senso rotatorio. Perfetto, abbiamo messo la prima parte di acqua, facciamo partire il cronometro che abbiamo qua sulla bilancia, non dovessimo avere il cronometro sulla bilancia, ovviamente un cronometro, un orologio, un telefono oggi non manca il modo per misurare il tempo. Abbiamo qua in questo momento questa fantastica parte chiamata blooming, dove questa prima parte degli aromi e la degasazione, quindi l'anidride carbonica che si sprigiona immediatamente. Passati i primi 30 secondi di infusione, andiamo a aggiungere altra acqua, sempre con movimento circolatorio, facendo attenzione a non bagnare, cioè a non andare sulla carta, perché altrimenti l'acqua passerebbe ovviamente sui lati e non attraverserebbe il pannello del caffè. In questo momento l'acqua sta praticamente continuando a scendere passando attraverso il nostro caffè e dobbiamo dargli il tempo di terminare quella che è la sua estrazione. Aggiungiamo la restante parte per arrivare ai 300 grammi e con pazienza attendiamo un attimino che finisca la percolazione.
possiamo però goderci i profumi che ci manda questo stupendo caffè. Il risultato finale sarà un caffè molto 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 trasparente, vedete, molto pulito, e dal momento in cui andremo poi a togliere la carta ci sarà un'esplosione di aromi che veramente sarà come annusare un ottimo Barolo nel nostro decanter, sempre che abbiamo usato un ottimo caffè iniziale. Trascorsi dai 3 ai 4 minuti in funzione della macinatura che abbiamo realizzato, è finito la nostra percolazione. Togliamo con attenzione il filtro. Peccato non possiate sentire i profumi che vengono fuori da questo fantastico caffè, ma noi andiamo a servirlo. Per brindare insieme al prossimo caffè.